Dacia Duster 2024, protagonista assoluta delle vendite sulle strade del nostro paese e non solo. Il SUV rumeno si è completamente aggiornato, tant'è che persino la piattaforma è nuova, per intenderci la stessa della Clio, e questo vuol dire che si può avere anche ibrida. Questa però è l'immancabile versione a GPL. In questo video vediamo tutti i dettagli. Prima però iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto, perché per noi il vostro supporto è prezioso. Ok, ora vediamo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? I designer sono riusciti a mantenere tutta l'identità del modello, dandole però un'aria più robusta e matura, da fuoristrada sicura di sé, con le piastre protettive davanti e dietro, i passaruota ben delineati e la finestratura più sottile che in passato. L'altezza da terra è di circa 21 cm. Furbe le plastiche grezze, riciclate, attorno alla carrozzeria, che contenendo la tinta al loro interno non mostrano i graffi. E dentro? Le volumetrie sono sfruttate in maniera furba, tanto che qua dentro puoi persino dormirci. L'esemplare in prova infatti ha il letto ripiegabile del pack slip. Se poi volete vedere com'è fatto il bagagliaio senza, vi lascio il link qui in alto. Dietro c'è spazio sia in altezza che per le gambe, e anche al centro si sta abbastanza comodi perché la seduta è piatta e il tunnel poco ingombrante. Bene che ci siano anche le maniglie sul tetto, dei ganci sui montanti e sulla console un piccolo vano portaoggetti e due prese USB-C retroilluminate. È fatta bene? Resta la scelta dei materiali rigidi da combattimento, eppure con questo design l'abitacolo sembra tutto fuorché economico. Tutto è ben disposto e c'è anche parecchio spazio da sfruttare in modo intelligente, per esempio con gli U-Clip, cioè una serie di accessori che puoi installare a piacimento su specifici supporti disseminati qua e là. Ad esempio c'è un portatelefono, una borsa, un portabicchieri al quale a sua volta agganciare magari un gancio o una luce LED. Comodo il climatizzatore con tasti dedicati, così come la mensola a metà plancia e la piastra a induzione per ricaricare il telefono, che però non resta fermo se non ha una cover col giusto grip. E ci sono anche una presa 12V e due USB-C retroilluminate. Ancora, un portabicchieri e un vano sotto al bracciolo. Non c'è una luce per le alette parasole e il cassetto, non rivestito, è bello ampio. Le tasche laterali hanno delle forme poco regolari e infine fanno un bel lavoro nell'impreziosire l'abitacolo le trame 3D di alcuni inserti e anche i rivestimenti dei sedili. Come funziona l'infotainment? Il sistema di bordo ha una logica semplice e razionale, proprio come ti aspetti. È molto fluido tra le varie schermate e integra un modulo Wi-Fi per rimanere aggiornato e per scaricare le applicazioni dallo store Android. Ci sono anche Apple CarPlay e Android Auto senza filo. Sulla versione d'ingresso invece è il telefono stesso a fare da infotainment. Il cruscotto digitale è basico e nella schermata a destra mostra le varie informazioni del computer di bordo. Se ho dei bambini? Gli attacchi ISOFIX sono dietro, nei posti laterali e nascosti da delle cerniere. Installare il seggiolino è semplice. Dietro i sedili ci sono delle tasche, mentre i vani laterali non sono poi così generosi. I finestrini non scendono proprio del tutto e dietro il nostro passeggino entra senza problemi. Com'è da guidare? Guida rialzata, posizione avvolgente, la Duster 2024 ti dà subito una bella sensazione di controllo e mi piacciono molto le gobbe sul cofano perché aiutano a percepire gli ingombri, che comunque in realtà sono già di per sé ridotti all'osso viste le forme regolari. L'esemplare che sto guidando poi ha anche le telecamere perimetrali, che hanno una risoluzione migliorabile, questo sì, ma sono comunque molto utili. Un piccolo appunto però per quanto riguarda la visibilità all'anteriore, perché tra cofano dritto, parabrezza inclinato e specchietto, qui al centro, proprio dove siete voi, diciamo la vista si assottiglia, e poi ancora i montanti alla base tendono ad allargarsi. Su dossi e avvallamenti si galleggia, che è un piacere, con questi pneumatici 215/60 su cerchi da 18, al contrario invece sulle irregolarità continuative, come per esempio i sanpietrini, filtrano un po' di vibrazioni e il comfort magari ne risente. Secondo me da questo punto di vista il letto dietro non aiuta e neanche il portatelefono qui davanti. Se la strada si apre poi, allora lo senti proprio che sotto pelle la Duster
è tutta nuova e piacevolissima da guidare. Sulle curve tendi anche ad alzare il ritmo perché la senti benissimo tra le mani, inserimenti precisi, bello appoggio, e soprattutto percepisci che si tratta di un'auto leggera e quindi anche agile. Lo sterzo è più consistente rispetto al passato, quindi meno vago. Insomma, devo dire la verità, l'ho trovata proprio divertente. E questo 1000 tre cilindri bifuel GPL benzina, che sulla carta non ha neanche prestazioni eccezionali, con uno 0-100 in circa 13 secondi e una velocità di punta di poco superiore ai 160 km/h, in realtà sfoggia un bel brio, che tra l'altro non fa niente per nascondere poi da un punto di vista acustico, perché filtra un po' nell'abitacolo. Però ecco, se sfrutti il cambio manuale a 6 marce, che è rapido o fluido quando il ritmo è elevato, al contrario alle basse velocità invece è un pochino più contrastato, ecco, questo powertrain tira fuori un bel caratterino. Al contrario c'è una modalità eco che va a smorzare le prestazioni, però a vantaggio dei consumi. Quanto consuma? Usando il GPL in città si fanno poco più di 7,5 km al litro, in extraurbano circa 13,5 km e in autostrada 9 km litro, perciò la media è di poco superiore a 9,5 km al litro, cioè circa 10 litri per 100 km. A benzina invece la media di consumo è di quasi 14 km litro, cioè 7,2 litri per 100 km. E la sicurezza? Al momento di questa registrazione, l'Euro NCAP non ha ancora effettuato i test sulla Duster 2024. L'implementazione di questa piattaforma nuova, che ho già citato più volte, ha consentito anche l'adozione di nuovi dispositivi di sicurezza e ausilio alla guida, che sono adesso anche obbligatori per legge. Il mantenitore attivo di corsia l'ho trovato molto più preciso nel rimettere in traiettoria rispetto a quando l'ho provato per la prima volta nel test drive. C'è anche il limitatore di velocità, c'è il cruise control, che non è adattivo, ma posso con un semplice tasto adottare una nuova velocità di crociera a seconda di quello che la telecamera deputata al riconoscimento dei segnali stradali riesce a leggere lungo la strada. Tra le varie cose c'è l'avviso per l'angolo cieco, e poi una cosa che mi è piaciuta è la presenza di questo tasto sulla sinistra, che consente di richiamare una memorizzazione personale per le varie tarature dei dispositivi di ausilio alla guida, oppure ancora posso disattivarli del tutto. Infine, peccato che gli abbaglianti non siano LED, sono ancora alogeni, però ecco, rispetto alla precedente versione fanno tutta un'altra luce. Quanto costa? Si parte da poco meno di 20.000 euro per la GPL di questa prova, ma in allestimento Essential, con 1.700 euro in più si passa all'Intermedia Expression e con altri 1.500 euro alle top di gamma, Journey o Extreme, come in questo caso. Il 1200 ibrido mild da 130 cavalli con trazione anteriore parte da 22.900 euro direttamente in versione Expression, e per il 4x4 servono 2.500 euro in più. L'ibrido full col 1600 e 140 cavalli parte invece da 26.400 euro e arriva a 27.900. Accessori consigliati? Il pack slip costa circa 2.000 euro. La ruota di scorta, non per la GPL, viene 250 euro. Consigliato anche il pack parking, che per 500 euro aggiunge la retrocamera, i sensori di parcheggio avanti e dietro e l'avviso per l'angolo cieco. E il pack tecno, che comprende per 550 euro lo schermo da 10 pollici con connettività per gli smartphone, la ricarica di induzione e la connessione Bluetooth. Con 268 euro le barre sul tetto sono trasversali, e poi la lista prosegue con tanti altri accessori pratici. Difetti? L'insonorizzazione generale dal motore e dai frusci aerodinamici è un po' il tallone d'Achille della nuova Duster. Considerando poi che ormai la vocazione è da unica auto di famiglia, avremmo magari voluto le bocchette dell'aria anche dietro. Infine, perlomeno sull'auto della nostra prova, qualche assemblaggio può essere curato meglio. Quali sono le alternative? Per filosofia pratica e razionale, e anche prezzi interessanti, la prima rivale che mi viene in mente è la nuova Citroen C3 Aircross, che è cresciuta rispetto a prima e adesso può ospitare fino a 7 passeggeri. Se invece si prende in considerazione il GPL, allora ci sono la DR 5.0 o la Evo 5. La Suzuki Vitara invece è ibrida, mentre la Skoda Kamiq è soltanto a benzina e di base costa un po' di più. Le trovate tutte su motorone.com.
La nuova Duster si scrolla di dosso definitivamente quella nomea di auto spartana e lo fa senza rinunciare a un solo briciolo di concretezza e puntando su quegli elementi come il design o la praticità che la rendono non solo una scelta razionale, ma anche più trendy che mai.